pensiero e sorpresa. Cosa devo a questa visita? A te piace pescare, vero? Sì, perché? E scommetto che preferisci la pesca con le esche a quella alla mosca. Scusi, padre, stavamo pescando. Abbiamo smesso di pescare per venire qui a parlare di pesca. Scusate, non so cosa volete dirmi, io ho da fare. Senti, tu e Giorgio stavate pescando la mattina del delitto. Poi è successo qualcosa per cui avete litigato. E magari, accidentalmente, Giorgio è caduto. Giorgio mi ingannava, contraffaceva l'olio per guadagnare di più. Tu hai usato la nostra amicizia come paravento per rubare. L'olio di noccioda non è nocciolo, non facciamo male a nessuno. Lo sai perché nella vita gli ho fatto una montagna di soldi e tu no? Perché sei un patetico bravo ragazzo. E lasciami! Cosa vuoi fare? Denunciarmi, eh? Se entra anche tu, caro Giacomo. Tu sei un bastardo, ragazzo. Aveva tradito la mia fiducia. Il mio migliore amico mi ha tradito e io l'ho ucciso. Che cosa ho fatto? È stato un incidente, non volevo. Giacomo. Non volevo. Tu sei un uomo onesto. Ma sai cosa ha detto fratello Roger di Tese? Che se perdiamo l'abilità di perdonare, perdiamo tutto. Tu allora non sei riuscita a perdonare Giorgio. Ma se vuoi, tu puoi farlo adesso. Mi arriverai tutto quello che hai perduto. Ma che fa? Non mi aiuta! No, non l'ho fatto apposta, sono incinta. E ci mancherebbe altro. Oh, ma quando serve, pia mai! Quell'uomo. Lo sappiamo. Quell'uomo mi ha colpito. Lo sappiamo. Mi ha colpito la testa. Sì, sì, lo sappiamo. E se lo sapete, allora arrestatelo! Capitano, non è stato merito mio, diciamo. Ah, sono contento. Ma che è sta storia della memoria? Poi in castello le spiego tutto. Intanto comincia a spiegarmi che ce fa lui qui.